casa stanno scherzando su un argomento estremamente serio. Quello di ieri sera. Omar non ti vede. Omar. Donato non ti vedo. È buio. Fate parto. Iniziamo a scaldarci, aggiungo un goccio di resistenza. Dunque, perché siamo al buio? Perché oggi è la giornata di sensibilizzazione al risparmio energetico e quindi brilliamo un po' di meno, no? Il Piero brilla tantissimo anche al buio, se lo vedete brilla ugualmente. Quindi lui, malgrado tutto sia spento, sono illuminata solo io, ma sono a risparmio energetico le mie lampadine. Il Piero dice: non sono in stanza, mi sta facendo vedere il retro. Guarda, che bravo. Non ha le cuffie. Anche il Piero è risparmioso questa sera. Però dice che saluta tutti. Tutti. E cosa vi volevo dire? Ecco, questo. Oggi è la giornata di sensibilizzazione al risparmio energetico, però un solo giorno non basta. Quindi faremo lezione sempre al buio, portate la candela. Voi... sì. Ve la porto io. Attacchiamo la dinamo e facciamo la lucina, però mi abbagliate. Perché ho tutte le luci contro di me poi. Dobbiamo fare un sistema. Per l'anno prossimo, Piero, possiamo... Tu cosa dici? Puoi farlo? Ci penserà il nostro Piero, allora. Bene, bene. 10 minuti. Spalle rilassate. Sento pedalate al minuto e pian pianino si procede verso la zona di lavoro. Che è vero che sarà faticosa, però abbiamo ben 15 minuti di recupero, pensate. 10 minuti di riscaldamento, 15 minuti di recupero fanno 25 minuti dove non facciamo sostanzialmente nulla. Non siete felici? Donato! Il prezzo che dovete pagare? Un po' di fatica, poca poca. Che dite, possiamo iniziare ad aggiungere un goccio di resistenza? Che dite, facciamo alzare un goccino? Piero! Alzi un briciolo, poco, Ci vedi? Okay. Così è troppo.
va bene, va bene, va bene. Ma no, al massimo Piero ti facciamo scendere nuovamente. Tanto sei felice, vero? Così fai una piccola passeggiata. Luisa, non ti vedo. Fai segni. La Mariangela è vestita di bianco. Mariangela è vestita di bianco, quindi la vedo. Giovanna. No. Elisa. Anche vestita di nero. Alessia pure vestita di nero, un disastro. Ecco. Dalla prossima volta tutti vestiti come il Piero. Un giallo fluo ma integrale. Compresi i pantaloni, è giallo fluo? Calzine, scarpine, tutto giallo fluo. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better, but lying there pretending to cry. You all repeat, you can't. Allora, Massimiliano è arrivato tardi, vorrebbe una spiegazione veloce, veloce, veloce. È lunga, Massimiliano, questa sera. Tu seguimi, non ti preoccupare. Un minuto ancora. Abbiamo raggiunto il 75% quasi? Che dite? Pronti? Aggiungiamo un goccio di resistenza. Oggi è la giornata mi illumino di meno. Ok, chiudo. Rallento. Prendo le 60 pedalate al minuto. E ci prepariamo. Pronti? Ci alziamo in piedi. Aumentiamo la velocità e cerchiamo di arrivare in zona 5 più 30 secondi. Chiaramente all'inizio sarà durissima. Una volta che saremo ben caldi sarà più relativamente più facile. Rallento. Ti fanno male le gambe? Anche a me. Hey, won't you pull me another? 60 pedalate al minuto nel recupero. Aumento per il massimo sforzo. Let's turn up the love. E via! Now it is la seconda! Way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything, I will do anything to get your love. Hey, won't you pour me another? I'm going.
flop. Come va? Male. Recupero velocemente e mi preparo per la terza. Via! Due. Ricordo non a 5 più. Let's turn up the love. 10. I've been dreaming about a life. Pronti per il quarto. House above the whole shebang. E via. I want you there. Il quarto sforzo. Hold me tight throughout the night. Hey, won't you pull me another? I'm going in. Non volevo far fatica questa sera, mannaggia. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. Oh, hey, won't you pull me another? I'm going in. So wish me good luck. Ne manca solo una. Dopo non si recupera, perché partiamo con i 15-15 per 10 volte. E ci siamo pronti? Via! Ora 30 secondi e poi partiamo. 15-15, d'accordo? Non siete d'accordo? Volete votare? Votare? Via! Il massimo! Il meglio! Solo 15 secondi! Stop! Che male alle gambe! E via! La seconda! Stop! Recupero completo! Ci siamo! Stop.
pronti per la quarta, via! Stop! Prossimo è il quinto sforzo, quindi siamo a metà, via, e poi c'è il recuperone. Stop, quinto, ne mancano 5. Pronti? Via! Stop! La sesta! Ma non vi lamentate? Non vi fanno male le gambe? Fanno male solo me. Via! La settima! Stop! Recupero, recupero! Sembra sempre più breve. Siamo l'ottava. Stop. Due. Solo due. Via! Su! Stop! I miei quadricipiti vi gridano vendetta! E su! Stop! Che fatica! Bene! Adesso ci sono ben 5 minuti dove dobbiamo recuperare tutto. Una volta che la frequenza cardiaca si è abbassata, ve lo permette, riprendete il ritmo, 60 pedalate al minuto. Togliete chiaramente un po' di resistenza. Bevete e asciugate il sudore. Bene, da casa mi fanno sapere che prima non si potevano lamentare perché stavano facendo troppa fatica, ma da adesso in poi possono riprendere le doglianze. Invece qui in palestra, essendo tutti al buio, non si lamentano perché trufferanno tutti. Pensate che quello che meglio si vede è il Piero con la I. Il Piero, pensate.
pensate voi, lui truffa tutto l'anno, non gli serve il buio per truffare. Bene anche il maestro Mauri, però il Mauri non truffa. Ma quando mai l'ho truffato male? Tratto male. Il Donato tossisce. Volevi mettere in dubbio? Sei Gabriele? Sono gelosi, perché ogni tanto ti faccio qualche complimento meritato e tutti gli altri sono gelosi. Ma le donne gliene faccio sempre complimenti. Povera Marta, fatemi vedere, c'è ancora un minutino. Look into my eyes and you'll see the way that you still got a hold on me. Un minuto, poi si parte. 10 secondi il meglio, 20 secondi recupero per 10 volte. D'accordo? Siete pronti? Pensate a questi recuperi quanto sono lunghi. L'anno prossimo col monociclo agiremo sui recuperi. Siamo, chiudo e aspettiamo il 39. Devo aspettare. Siete pronti? 5 secondi. Via! Il meglio per 10 secondi. È un po' un sabato inverso. Il sabato si lavora per 20 e si recupera 10. Qui il recupero invece è il doppio. Pensate che fortuna che avete. E via! Oh, ma che gambe dure. Segue la maestra Bizza a casa, via! La terza! Stop! Faremo, organizzeremo. Pronti?
via la quarta. Stop. Sto pensando ai futuri 30 secondi. Non so come li farò. Ci siamo! La quinta! Stop! Resisto, resisto! Pronti? Via! La sesta! Stop! Subito 60 pedalate al minuto. Via! La settima. Stop! Ancora 3. Ci siamo. 3 secondi. Via! L'ottava. Stop! Due, solo due. Solo 20 secondi. E poi recuperone. Via! La nona! Stop! L'ultima! Parte. Stop. Un po' faticoso. Voi che dite? Dai, dai. Recupero le gambe, tolgo un goccio di resistenza e poi riprendo il ritmo. Ma a carnevale ogni scherzo vale. A carnevale ogni hit vale. Dai che ci sono ben 5 minuti. In chat c'è la maestra Beast che sta dicendo togli il recupero. Cosa ci fanno 5 minuti lì? Taglia, taglia. Un minuto è più che sufficiente. Così sta dicendo. Anche i ragazzi da casa lo stanno dicendo. Adesso la Barbara dirà di no. Rimango.
75%. I've been on the road since I was five. Il Gabriele, poverino, mi sa che ha dato di più. Di più dell'83. Lo vedo affaticato. Donato, verifica. No, sì, il Gabriele è andato molto oltre l'83% e il Donato è stato più o meno ai livelli del Piero. Sì, il Piero sta facendo vedere... Piero sta facendo vedere alla Barbara la sua frequenza cardiaca, che è quella del Mauri. Il Mauri è andato a asciugare il sudore al Piero, sappiatelo. Adesso esagera il Piero, vuole anche la borraccia del Mauri. E da casa dicono: il Piero suda a salire e scendere dalla bike. Vero? La più grande fatica del Piero è salire e scendere dalla bike. Sempre il 90%. Dai! Ho rallento! Scusate, ma ho a disposizione ancora 5 minuti. Devo andare a modificare il controllo. E no, aspettate. Tempo di utilizzo. Tutte le app personalizziamo il tempo, i giorni. Aspettate che alzo. E ritorno. Se no si spegneva tutto. Too many times I've been drifting away. Like a shadow in the sun, hiding from the shifted away. Forza, forza! Let's keep the fire burning, baby, till I'm coming home. Then maybe I won't have the need to let the engine run. They die! Ora leggo! Rimango qua! Meravigliosa. Io proporrei un altro fuori grafico. Si chiude e si alza in piedi e si dà tutto quello che si vuole, anche di più. Le pedalate sono 70 al minuto.
Preciso bene? Siete sicuri? Chi non ha chiuso può farlo adesso. Ancora angosto. Del minuto riprendiamo il percorso, riprendiamo il nostro sentiero e andiamo. Avete asciugato il sudore? Io no, lo faccio adesso. Forza d'aria. Mantengo il ritmo. Intanto se voglio bevo, asciugo il sudore. Possiamo
aggiungere un goccio di resistenza in più, poca poca. Sempre rimanere lì, non di più, non di meno. No, pedalate sempre 90 al minuto, 90-90. E ora ora Barbara, verifica la frequenza cardiaca, verificala, va indietro, anche la frequenza cardiaca va indietro, va alla zona meno uno. Prepariamo per la terza ed ultima salita. Siete pronti? Ok, secondo me è arrivata. Che dite? Non ancora, non ancora. Era un falso allarme. Era un falso allarme. Non è ancora arrivata. Siamo impazienti di affrontare l'ultima salita e invece ci fa attendere. Nel frattempo, parlando di impazienza, quanti sono i push-up? Si chiude, sono 15. E su 75 le pedalate al minuto, da casa dicono 16.
passeggiata, sì, è vero. Ma è rotto quello del Piero. Non rallento, non mi fermo, non mollo. Le pedalate al minuto. Certo che penso a voi anche in vacanza, sempre. Non rallento! Grazie bello! Ritmo sulle gambette! Non rallento! Dai dai che manca poco poco poco! Peccato.
Sordo resistenza. Adesso torniamo indietro. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Non me l'aspettavo finisse così. Don't hang your head, we'll take it step by step. Secondo me ci dà la possibilità di fare due serie di push-up da 15. No, no, sempre 15, ma due serie. Lasciamo andare le gambe. Morena, non posso tornare indietro. Guardate che da casa dicono tutti va bene, due serie da 15. Non aumento nemmeno di una ripetizione. 15. 15 previsti, 15 ne facciamo. Sarà per due volte. Guardate che il Piero fa disastri. Le stanchette non erano finite, ma la musica sì. La musica non ci sosteneva. Ok, allora ne facciamo 15. Però con una piccola modifica. Che ne dite? Come va? Rimaniamo giù, già che siamo giù rimaniamo qua, no? Prendiamo un piede, portiamo il tallone al gluteo. Barbara, rimani giù? Rimani così, no? Senti, senti. Ok, da qui stacco il ginocchio da terra. Sento e cambio. Qui, tallone al gluteo e stacco il ginocchio da terra. Sentite tirare? Da qui riprendiamo cobra, bacino a terra, ed ora appoggio inverto la curva della colonna. Da qui avanti una gambetta, tiro. Mi siedo, incrocio, strecciamo il gluteo e torsione. Chiara, dalla parte opposta. Ok, lascio, ritorno in ginocchio, stretto,
tutto il gluteo. Ok, lascio. Mi chiedo. Al Piero è venuto un crampo. Ma figurati, anche a me, non è vero? Smento il pezzo, rotolo la colonna. Giro le spalle all'indietro, respiro.